Bressan e i consorzi, ciac. Cosa posso dire sui consorzi? I consorzi sono stati e dovrebbero essere una cosa utile, ma si sono trasformati invece in qualcosa che vengono degli strumenti di controllo politici. Cosa intendo con questi? Abbiamo delle regole, facciamo un esempio, parliamo dei miei cari vecchi amici, gli abitanti del Coglio, ovviamente. Che no? Tutti sanno ormai come si chiamano. Che tutti sanno come si chiamano, ovviamente. Il mio monito è stato un cercare di scuoterli e invece non è stato così. Vedete, quando è nato il Coglio nel 1964, quando mio padre è entrato proprio, faceva parte costituente della prima edizione che si è stata fatta, parecchi se ne sono già dimenticati di questo, anzi, parecchi produttori si sono dimenticati che Fara di Gionzo c'ha le colline e c'è il Coglio. Sembra che il Coglio sia un'entità superiore, un'entità fuori da ogni norma. Bisogna capire, Andrea, una cosa, che il Coglio, come tutte le zone, ha delle parti che sono molto vocate, poche, e parti che non valgono niente. In Coglio ci sono delle zone che sono frutto di bonifica di acquitrigni, dove il vino si chiama Doc Coglio, anche lì. Allora, prima di parlare che il Coglio è qualcosa di qualitativamente elevato, c'è anche chi lavora molto bene il Coglio, ma non è sicuramente la maggioranza. Sicuramente c'è della gente che fa dei vini strepitosi con un microclima incredibile, e la filosofia a cui sottendono i vini, e non parlo di chi lavora bene, i vini di chi fa dei vini industriali e li vuole spacciare per dei vini di nicchia. Cosa intendo? Mi sembra che 110 quintali di uva etero siano un po' troppi per poter parlare di qualità. Questo è quello che prevede il disciplinare del Coglio. Vi dirò un'altra cosa. Esiste sicuramente in Coglio delle colline che sono esposte a nord, perché se hanno un versante a sud avranno anche un versante a nord, che non penso che tutte le colline del Coglio siano esposte a sud. No, che così possono godere dei benefici del sole tutto il giorno. Se una collina c'è una parte a sud, avrà anche una parte a nord. Magari lì hanno solo le colline esposte a sud, ma io i vigneti li ho sempre visti tutti attorno alle colline. E continuiamo a parlare di qualità. La parte a nord sicuramente non verranno dei vini prestigiosi, però si chiamano Coglio ancora. Io dico che la qualità che è stata creata su un'immagine, con varie accordi più o meno politici con le varie guide, che regalavano e dispensavano bicchieri e grappoli a quelli che la grandine o altre evenienze andavano a rompere, o i grappoli che mancavano in vigna venivano dati da altre strutture. A questo punto, mettersi in campo, io ho provato a sentire quanta gente negli Stati Uniti conosce il Coglio, non sono mica tanti, conoscono tutti dove è lo champagne, ma dove è il Coglio non lo sanno, e ho fatto grossa fatica a spiegarglielo dov'è. A questo punto adesso l'assessore Violino, assessore all'agricoltura, e altri consorzi hanno avuto l'idea di creare questa DOC a cappello che si chiama Friuli, che forse finalmente fa capire al mondo che esiste anche il Friuli, perché il mondo conosce perfettamente la Toscana, conosce perfettamente il Piemonte, ma il Friuli non sanno che cosa sia, non sanno dove sia e non sanno cosa faccia e non sanno neanche com'è fatto. A questo punto forse la DOC Friuli riesce a mettere un po' di chiarezza, un po' di identificabilità del territorio, cosa che il Coglio non ha mai fatto identificare una zona molto chiaramente. A questo punto io direi che sotto questo cappello possono coesistere sempre
tutte le altre DOC di ricaduta, che perciò non io penso che non vada a ledere gli interessi di nessuno. In questo momento il vino è un momento difficile, sicuramente non è difficile per chi fa prodotti realmente di qualità e non dei prodotti convenzionali molto ben pubblicizzati e super premiati. È finito, non è un crollo momentaneo, è un cambio epocale, e forse questo è meglio che tutti i produttori incominciano a prenderne atto. Le guide potevano essere importanti se davano dei concetti reali con dei concetti veri, ma la guida a sé stante, che non dà dei giudizi veramente obiettivi, prima o poi sono destinate a morire. E difatti pian piano abbiamo visto un crollo dell'immagine di questi mostri sacri. E questo è anche un peccato per la promozione. Però chi è causa del suo mal pianga se stesso. I produttori tante volte, soprattutto del Colio, si sono affidati a queste guide e hanno pensato di risolvere tutti i loro problemi essendo premiati. La mia affermazione, fieramente non abitante del Colio, voleva essere uno stimolo a questi produttori di non essere più delle veline a caccia del rampollo di buona famiglia o delle veline a caccia di visibilità nei posti dove si trovano tutti gli attori VIP. Cerchiamo di tirare fuori l'orgoglio di essere produttori, l'orgoglio del proprio vino. Qui c'è solo l'orgoglio del portafoglio, non basta più. L'orgoglio del portafoglio l'avete già fatto con i 20 anni precedenti. Adesso cominciamo a fare vino. Lasciamo stare la carta, incominciamo a parlare di vigne, incominciamo a parlare d'uva, incominciamo a parlare di vino. Incominciamo a piantarla con i contributi per la promozione che solo poche famiglie si dividevano. Incominciamo che quattro, più che famiglie, dei potentati che facevano uso proprio. È ora di finirla su queste cose. Diamo spazio al vino. Però vedete, il vecchio Conte Athens, che è stato l'ideatore, il fondatore del Consorzio Colio, una persona, un signore, non era questione di denaro, era questione di spessore culturale, un uomo che è riuscito a togliere le pezze al culo di questa gente, ma non è riuscito a togliere le pezze al cervello. Questo è il grande dramma per cui i grandi produttori, o che si reputano tali, del Colio, ha dato molto fastidio alle mie affermazioni. Però vede, il punto è che è più forte di me. Sicuramente cercheranno di nuovo di boicottarmi, come stanno già facendo, cercando di silurare i miei vini su varie cose, ma mi dispiace per loro, la qualità viene sempre fuori. E più cercano di fermarmi, più si fanno del male. Perché la gente sempre più è molto più attenta a ciò che mette dentro di sé rispetto a ciò che mette fuori. Ormai è meglio cercare qualcosa che ti dà soddisfazione in bocca e non una soddisfazione d'immagine nel mostrare una bottiglia al tavolo vicino. È finita quell'epoca.